Orfani di Stefano Rebek, per questa prima parte di trasmissione, ma riusciremo comunque a sopravvivere per 20 minuti, poi tornerà alle 20:30. E benvenuti a tutti, secondo confronto della settimana, dopo aver avuto degli gentili ospiti ieri e altri due gentili ospiti domani. Oggi abbiamo una super sfida tra super capigruppo, insomma, capigruppo che tutto il mondo ci invidia, per cui siamo ben contenti di averli insieme in coppia. A confrontarsi su tutto quello che succede nella nostra bellissima Trieste. Diamo il benvenuto al primo super capogruppo del PD nel minore alfabetico, Giovanni Barbo. Benvenuto Giovanni, il Grazie, buonasera a tutti. quale abbiamo lasciato, ricordiamo, una settimana fa mentre pattinava con la figlia sulla pista di ghiaccio, e lo ritroviamo qua a Vero. casa perché non solo pattina, ma ovviamente fa anche politica, perché lo ritroviamo in mille vesti e anche fa una grande attività giornalistica, e dopo devo parlare anche alla fine, anche un po' ovviamente, due robette sulla musica. Per cui Giovanni Barba 360 gradi. E abbiamo un ospite tutto bagnato perché è appena tornato da Servola, dove appunto ha un po' coordinato i lavori di questa tubatura rotta, e quindi insomma ha chiamato subito a Cegas. Infatti ora ci racconterà un po' come va la situazione. Stefano Berro, vice capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, e Giovanni ovviamente capogruppo per il Consiglio Comunale. Stefano, com'è la situazione a Servola prima di tutto? Buonasera a tutti, ma diciamo che si sta tornando alla normalità, diciamo che c'era questo lavoro in corso e verso le 6:40 è esploso un geyser, penso adesso lo vediamo su vari social, che ha lasciato dopo una trentina di famiglie senza acqua, ma Cegas sta già riportando alla normalità, quindi un po' di vivacità a Servola. Penso lo vediamo su tutti i social, ma stiamo tornando alla normalità. Beh, non credo che Giovanni vuoi controbattere su questo tema, No, ma ma possiamo non so neanche di cosa iniziare. si parla, per Beh, cui benissimo, per cui, onestamente. vabbè, diciamo, per correttezza mi sembrava Di giusto fiducia, passarti la adesso. parola. Sì. Cominciamo subito. Giovanni, mostriamo subito una clip, se riesco, ovviamente non funziona. Vediamo un po' qua. Spero non di me che patino sul No, ghiaccio. vabbè, diciamo, questo me lo risparmio, insomma, no? La questione dell'incendio di questa notte al Sinos, quindi insomma, che c'è stata appunto nella notte, con un filmato che è apparso sui social, che vorrei mostrarvi, c'è questo problema tecnico, c'è da risolvere. Quindi la domanda appunto sul Sinos, se è una questione irrisolvibile o c'è qualche possibilità di risoluzione, o se secondo voi la possibilità di murarlo potrebbe in qualche modo essere una delle soluzioni possibili per porre fine a questa situazione piuttosto complessa a Trieste. Giovanni, Stefano. Ma allora, non è irrisolvibile, ma non è di facile soluzione, insomma, senza vo voler fare giochi di parole. Credo che sostanzialmente il tema dell'arrivo dei migranti sia un tema che non ha a che fare direttamente con il livello comunale, però è un fatto che ci sono, e nel momento in cui ci sono, bisogna far sì che possano vivere con dignità sostanzialmente. Accanto a questo c'è un problema sanitario che non riguarda soltanto loro, ma può allargarsi anche a tutta la città, nel senso che sostanzialmente i migranti appunto si muovono anche semplicemente per andare alla mensa a mangiare, usano gli autobus e la situazione igienica in cui li abbiamo visti, chi di noi ha partecipato al sopralluogo che c'è stato al Silos un mesetto fa, è una situazione igienica assolutamente ingestibile. Io ricordo che al termine di quella commissione il consigliere Cason in particolare aveva auspicato che si facesse 100 chiamate qua. Non Sì, so se stai mi chiamando due sentivo bene. volte, va bene. Vai, vai, prego, prego. Ok, sì, dicevo sostanzialmente che ho perso un po' il filo. Il Ti sei consigliere Cason autointerrotto? Sì. diceva sostanzialmente che lui auspicava che ci potesse essere
un intervento per mettere in sicurezza il sito e per fare qualcosa appunto proprio per la situazione, per quanto riguarda la situazione sanitaria. Ripeto, io non credo che questo sia un problema di facile soluzione, ritengo però che qualcosa si debba fare. Dalla commissione di un mesetto fa ci sono stati circa 200 trasferimenti, noi avevamo visto infatti circa 400 persone così a occhio lì dentro, credo che adesso ce ne siano la metà o forse un po' di meno, non ho visto personalmente le immagini di questo incendio, ma ahimè non mi stupisce viste le condizioni in cui Lo stiamo queste mostrando. persone vivono. Per cui io continuo a dire, l'anno scorso era venuta fuori l'ipotesi di aprire un centro per bassa soglia lì vicino, sostanzialmente, sempre in via Flavio Gioia, all'ex mercato. L'ipotesi era stata stoppata da Fratelli d'Italia, ora si può dire tranquillamente perché lo hanno anche rivendicato un paio di giorni fa. Però se non lì, da qualche altra parte, siccome queste persone, ripeto, ci sono, vanno collocate e gli vanno date delle condizioni, dignitose, sia per loro, sia, ripeto, per tutti gli altri, cittadini, perché, inevitabilmente non è che viviamo, insomma, in due monti isolati uno dall'altro, per cui i punti di contatto comunque ci sono, ci possono essere, e la situazione sanitaria, si parlava di scabbia allora, in cui si trovano, è una situazione che può finire per avere degli effetti anche sui nostri concittadini. Giovanni, interventi un po' più brevi. Vai Stefano, puoi Sì, recuperarmi qua. scusa. Ma che la situazione non sia di facile soluzione, questo è forse l'unico punto che condivido, il fatto che sia un percorso che viene regolato da parte di qualcuno, nel senso che c'è un flusso che viene organizzato, questo è altrettanto chiaro. Quindi, da questo punto di vista, un po' dispiace che chi organizza questi flussi, sa che qui non c'è posto e continua a far ad arrivare queste persone che possono cioè, non avere colpa nel senso di essere qui, perché sappiamo che chi scappa da una guerra ha sicuramente diritto ad essere come dire, ricollocato, ad essere rifocillato, essere tutelato. Dopo ci sono i migranti economici, che sono quelli che cercano la fortuna, che non hanno questo diritto. Quindi il fatto che siamo il primo punto d'ingresso in Italia, anche se mi sembra che in Slovenia non c'è questo problema e mi sembra alquanto strana la cosa, in Croazia altrettanto. Qui abbiamo queste problematiche, chiaramente lo Stato deve riuscire a dare una risposta magari ancora più incisiva, oltre le 200 persone che sono state ricollocate, ci dovranno essere ulteriori ricollocamenti. Io quello che chiedo sempre è, abbiamo posto per 8 persone, bene. Per quanti ne dobbiamo avere? Cioè, non credo che noi dobbiamo adattarci in base al numero di arrivi, ma chi organizza gli arrivi, che sono organizzati, questo mi sembra evidente, dovrebbero già capire che qui purtroppo queste persone non hanno un'accoglienza dignitosa, e questo condivido, perché ogni persona dovrebbe avere un'accoglienza dignitosa, però non possiamo accoglierne un numero infinito, perché non ho mai risposta sul numero che noi dobbiamo, possiamo accogliere, quindi dovrebbero essere anche un po' tutto come dire, chi organizza quest'arrivo dovrebbe già rendersi conto che farle arrivare qui,
falle arrivare in Piazza Libertà, perché uno del Pakistan che ha il telefonino che indica Piazza Libertà, quindi è un percorso un po' organizzato, dovrebbe e sulla coscienza anche di queste persone che li fanno arrivare. Perfetto, se volete un minuto di replica a testa e poi continuiamo, che siamo già oltre su questo tema. Vai Giovanni. Ma insomma, io credo che noi siamo consiglieri comunali, il comune non ha molta voce in capitolo su quanti accogliere o quanti respingere. Il comune semplicemente prende atto di quelli, dal mio punto di vista, almeno dovrebbe prendere atto di quello, di quelli che ci sono e ovviamente non direttamente, ma in collegamento con quelli che sono gli enti preposti, provare a trovare delle soluzioni. A me sembra che questo tentativo non venga nemmeno fatto. Ecco, questo un po' mi rammarica. Un po' mi rendo conto appunto che il problema è più grande, è ben più grande del comune, per cui insomma non è che vado ad attaccare il sindaco o a scaricargli addosso tutte le colpe. Tuttavia, ripeto, quella situazione nella nostra città fa male, ecco. Stefano. Ma sì, condivido che la situazione non è piacevole da vedere, nel senso non dal punto di vista visivo, ma perché sicuramente queste persone non è bello accoglierle in questo modo. Quindi apprezzo anche l'onestà, ma Giovanni Barbo è comunque una persona che ha una grande esperienza, molto più della mia, e quindi sa bene cosa il comune assolutamente deve fare e cosa può fare. Sicuramente il comune si trova con un numero di persone che in quest'anno è sicuramente aumentato, e questo rende un po' difficoltosa l'accoglienza che magari negli ultimi anni poteva essere gestita in maniera più decorosa, diciamo, questa prima accoglienza. Perfetto, visto che siamo stati un po' lunghi su questo tema, se vi siete d'accordo dimezziamo la durata dei prossimi interventi, quindi un minuto per i primi interventi, 30 secondi e poi il resto perché siamo già più di metà trasmissione e bisogna fare ancora uno o due altri temi. Stefano, già da qualche giorno stiamo ragionando sulla questione stadio qua in redazione da un altro punto di vista. Cioè, secondo voi lo stadio deve essere soltanto dedicato all'attività sportiva? Oppure deve essere un contenitore multidisciplinare, attivo, aperto e vivo 365 giorni all'anno? Ma questa lo rispondo anche molto in maniera molto rapida. Siamo, credo, tutti d'accordo. Io parlo magari anche per la maggioranza, per quanto ne ho avuto modo di raccogliere le indicazioni, che lo stadio ha una multifunzione. Principalmente l'attività sportiva è quella che chiaramente occupa l'attività dello stadio, ma come in tutte le altre città d'Italia, del mondo, uno stadio è quello che viene riempito anche per concerti, ma anche per altre opere che possono essere teatrali, cioè di una certa importanza. Quello che deve venire fatto, e non è stato fatto in questa occasione, è quello di coordinare le situazioni. E io, da tifoso della Triestina, sicuramente mi trovo anche così perplesso sulla questione delle date, che è stata una scelta da parte di qualcuno che chiaramente ha fatto una scelta portando dei nomi molto importanti allo stadio, ma magari personalmente non l'avrei fatta io. Comunque lo stadio va utilizzato per entrambe le situazioni, come viene fatto ovunque e in tutto il mondo. Giovanni. Ma insomma, mi trovo d'accordo con tutta la prima parte del ragionamento di Stefano, nel senso che lo stadio sì, primariamente serve per il calcio, ma in stadi di squadre molto più, anche più in serie maggiori rispetto alla Triestina, penso per esempio a San Siro, si fanno anche dei concerti, quindi sicuramente possono coesistere. E per il bene del territorio devono coesistere, mi verrebbe da dire, devono essere fatte coesistere le due situazioni. Per
C'è sicuramente un tema di calendario. Non so se questo tema di calendario è stato preso seriamente in considerazione non da una persona ma dalla giunta, perché onestamente mi pare assurdo adesso sentire qualcuno che dice che non sapeva niente, non Stefano, ma leggo di altri assessori che di Fratelli d'Italia in particolare. Ieri c'era una paginata sul Piccolo, l'altro ieri non mi ricordo, che dicevano che non sapevano niente. Io, a me pare che il sindaco abbia annunciato il concerto di Max Pezzali proprio su questo canale, Tutti e tre, Max e tutti e Pezzali, tre. ultimo, e Sfera Sì, ma Basta. Max Pezzali lo aveva annunciato alla fine di luglio, per cui onestamente che un assessore di Fratelli d'Italia un mese e No, mezzo ultima, dopo, ultima, ultima avevano anticipato. ultimo, va Max bene, Pezzali ci ecco. aveva detto la mattina e il pomeriggio è Boh, uscito. ecco. Che però un mese e mezzo dopo un assessore di Fratelli d'Italia affermasse di non saperne nulla, onestamente mi sembra un po' bizzarra, ecco, come affermazione. Per cui adesso non so come si esce da questa situazione. Sicuramente però va fatta un po' di chiarezza, e qualcuno si è preso anche delle colpe non sue, e chi invece scarica le colpe su qualcun altro, secondo me, non dimostra grande eleganza né senso di responsabilità, e non mi riferisco a Stefano, appunto. Stefano, vuoi prendere la difesa della maggioranza? Non ho La detto difesa? tutta la maggioranza, qualcuno se l'è prese. No, la difesa della maggioranza non ce n'è. Allora, io direi che se una città di medie dimensioni, come Trieste, 200.000 abitanti, annunciasse un qualsiasi assessore tre concerti di questo tipo, ci sarebbe un grande entusiasmo, credo, normalmente. Qui è successo che le date chiaramente non sono coincise con l'utilizzo del campo dal punto di vista sportivo. E questa è la cosa che chiaramente risalta, perché non è il problema dei concerti, che sono dei concerti sicuramente di gran importanza, e mi sembra che tanti ne abbiano presi già i biglietti. Però sicuramente la questione della tempistica, questa qui è una cosa che, anche dal mio punto di vista, non dovrà, è successo così, non dovrà più succedere, perché ci sono delle priorità e vanno concordate, vanno viste, vanno coordinate in maniera assoluta per il benessere di tutte le attività che sono quelle cittadine, sportive, culturali, turistiche. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa? Continuiamo? No, no, possiamo Perfetto. continuare. Allora, abbiamo ancora un tema. E allora, facciamo un passo indietro. Vorrei parlare con voi di questione crociere, che in questo momento è una questione, diciamo, un po' di secondo piano, ciò che è appunto in questo mese delle navi da crociera. Tempo fa è stato fatto uno studio secondo cui a Trieste potevano sbarcare ogni giorno fino a 8 navi da crociera. Essere imbarcare e sbarcare, quindi questo era un progetto, uno studio che era stato fatto. La mia domanda è: non è tanto se siete favorevoli a tutte le crociere, ma secondo voi, una città come Trieste, quante crociere può ospitare giornalmente, contemporaneamente in totale? Secondo voi avete un numero, diciamo, limite massimo di crociere, oppure secondo voi, insomma, più crociere ci sono, meglio è, o viceversa, non ne volete neanche una? Giovanni, prego. Ma un numero in testa non ce l'ho, onestamente. E sicuramente, dal mio punto di vista, le crociere non devono più, no, non devono più. Nel breve, medio termine, va spostato il punto di attracco, nel senso che si parla appunto di Porto Vecchio, ma insomma va benissimo, non può essere lì. Io personalmente sono stato una volta in crociera e non ricordo praticamente nessuna parte in cui il crocierista pretende di arrivare in centro storico, per cui se arriva in Porto Vecchio va benissimo. Perché lo dico? Perché le ricadute in termini di parcheggi e di viabilità, e questo me lo dicono i pubblici esercizi, ma anche dei cittadini, sono pesanti, per cui va un po' ripensata, ecco, quella situazione dal mio punto di vista. In più, mi trovo d'accordo con quanto affermato dal presidente dell'autorità portuale, che poi non si discosta tanto con quello che aveva affermato l'assessore Rossi al turismo,
e cioè che bisognerebbe studiare un modo per cui i crocieristi non vengano qui semplicemente per imbarcarsi o al massimo il giorno prima, ma perché stiano 2 o 3 giorni in città. Questo ovviamente perché porterebbe delle ricadute diverse da quelle che ha semplicemente una toccata o sì, che quindi porta magari un indotto limitato rispetto a quello che potrebbe portare e porta e i cittadini rischiano di sentirne principalmente i disagi. Stefano. Ma sicuramente io mi trovo d'accordo con le crociere, nel senso che a me piace che Trieste abbia questo sviluppo turistico. D'altra parte io non mi trovo mai ad essere un ingordo, nel senso che a dire più navi arrivano, meglio è. Tutto deve essere coordinato. Diciamo che c'è stato uno sviluppo molto rapido e chiaramente ha creato dei disagi a Trieste e triestini. Questo è indubbio, soprattutto dal punto di vista dei parcheggi. Quindi noi dobbiamo risolvere una piccola parte, è stata fatta allargando il parcheggio del Molo Quarto, quindi dando altri centinaia di posti auto in più. Però era una cosa provvisoria, una cosa che andava fatta proprio come minimo intervento. Noi dobbiamo dare dei parcheggi. E dobbiamo dare la possibilità ai crocieristi, giustamente, anche di lasciare la macchina perché arrivano a Trieste il giorno prima, vanno in crociera, rimangono il giorno dopo, più giorni dopo. Quindi dobbiamo dare la possibilità ai turisti di poter parcheggiare, che non è detto che dovevano parcheggiare per forza in centro città, però dobbiamo un po' organizzare tutta comunque la rete dal punto di vista della viabilità e dal punto di vista del parcheggio. Questo sì, però chiaramente mi trovo in disaccordo con chi non apprezza le navi da crociera, nel senso le vede un qualcosa di fastidioso, di, come dire, di invasivo per la città, che invece dal mio punto di vista è importante perché abbiamo visto che tante persone che passano, transitano in crociera, poi tornano perché vedono la nostra Piazza Unità, il nostro Castello di Miramare, il Castello di San Giusto e vogliono tornarci. Quindi dobbiamo attrezzarci perché Trieste non era preparata assolutamente ad un turismo, non, Trieste non credeva forse tanto al suo lato turistico, invece dobbiamo crederci e quindi dobbiamo di conseguenza adoperarci per riuscire a dare tutte le comodità ai turisti, ma anche ai nostri concittadini. Giovanni, Stefano, 30 secondi a testa e poi concludiamo. Non ho molto altro da dire, appunto, io non sono pregiudizialmente contro, mi pare di essere stato comunque chiaro, sicuramente però vanno soppesati quelli che sono i vantaggi reali e anche potenziali e quelli che sono i disagi reali e le attenuanti che si possono mettere. Penso anche poi a un monitoraggio su tutta la parte che riguarda l'inquinamento che va comunque probabilmente intensificato, ecco. Stefano? Ma no, io penso di aver detto un po' Beh, tutto. perfetto, allora concludiamo allora col solito giochino che facciamo sempre. Sfera Ebbasta, Ultimo e Max Pezzali, quali di questi concerti andate a vedere? Stefano o Max Pezzali. Giovanni? Max Pezzali, se devo scegliere fra i Beh, tre. nessuno Andiamo dei... insieme, Non dai. capisco perché nessuno dei politici scelga Sfera Ebbasta, insomma. Credo che sia un'altra generazione, penso. Il prossimo giochino che farò con voi, i vostri Se colleghi, posso sarà obbligarvi a permettermi. cantare un pezzo di Sfera Ebbasta. Allora, vi lo farò imparare prima. No, Ma devi invitare i più giovani consiglieri, no, devi no, invitare. no, no, dico no, ma voi siete più giovani. No, Scusa. non proprio. Ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi Giovanni Barbo, capogruppo Consiglio Comunale del PD, e complimenti per come pattini. Ringraziamo Stefano Bernovic, capogruppo della Lega, e complimenti per aver così coordinato i lavori che abbiamo le immagini peraltro adesso, per cui magari se vuoi un attimo spiegare velocemente quello che è successo. Stefano, vedete le immagini? Eccolo qua.
stiamo vedendo le vedete anche sue impressioni. Sì, da un giorno e mezzo stanno lavorando e oggi alle 6:40 circa è esploso questo Kaiser, che insomma la motivazione sarà all'interno dei lavori, ma sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale sul posto, ma anche Acegas che sta intervenendo con la ditta per. Quando sono arrivato io era già terminato questa fuoriuscita d'acqua e adesso stanno cercando di risolvere la mancanza d'acqua per questa trentina di utenze. Benissimo, questo per dimostrarvi che siamo in diretta, effettivamente. Benissimo, per cui raccontiamo tutto quello che si è in tempo reale. Grazie Stefano, grazie Giovanni, vi lasciamo ai vostri figli. Un saluto a tutti e arrivederci.